Nel marzo scorso fece scalpore in tutta Italia la notizia apparsa sul quotidiano La Nuova Sardegna del sequestro da parte dei vigili urbani di Sassari di un'auto con targa sconosciuta, o meglio identificata come del regno sovrano di Gaia. Il proprietario del mezzo è un commerciante sassarese di 49 anni, Giancarlo di Tiamat. Ma chi sono i sovranisti e cos'è accaduto dopo il clamore suscitato dal suo caso? È stato un sopruso, una bravata, nella quale adesso dovranno rispondere personalmente coloro che hanno agito. Perché fondamentalmente le istituzioni, compresi i vigili urbani, non esistono, sono stati pignorati già dal dicembre 2012, ma continuano ad operare grazie all'ignoranza della popolazione. Tutto parte dal 2012, quando un avvocato inglese scopre che 194 stati nel mondo risultano iscritti alla Securities and Exchange Commission, l'ente americano che vigila sulla borsa valori. Stati come enti di diritto privato, popolazioni come vittime delle logiche del mercato. Nessuna confutazione arriva per le sue accuse, con conseguente pignoramento per gli stati disconosciuti e per le banche. Voi non pagate tasse, non pagate multe, non pagate bollette. Le tasse non sono dovute, sono una grande truffa. Le tasse vanno a finire per ripagare il debito pubblico statale, che è un'altra grandissima truffa. È già tutto abbondantemente pagato con i bond o titoli obbligazionari che sono intestati all'atto della nascita ad ogni cittadino. E se Stato e banche non esistono, perché pagare? Beh, se la gente sapesse come viene creato il denaro, qual è il vero valore del denaro, da chi viene gestito, probabilmente passerebbe dalla nostra parte. Io invito anzi i telespettatori, i vostri telespettatori ad approfondire perché sono tematiche delicate. Quando si nasce, secondo voi, già ci sta Sì. vendendo allo Stato? Il certificato di nascita non è altro che un contratto bilaterale col quale inconsapevolmente i genitori vendono la proprietà del proprio figlio allo Stato italiano. Cosa comporta questo? Comporta che lo Stato può intervenire in qualunque momento, ne abbiamo esempi eclatanti, numerosi in Italia, qualunque psicologo di turno può, a seconda del suo giudizio, portarti via i figli. Cosa volete ottenere? Il cambio di paradigma. In cosa consiste? Non avere più arconti, mafiosi e massoni che governano in poche famiglie 7 miliardi di esseri umani nel mondo. La macchina è ancora sotto sequestro? La macchina è sotto sequestro, non direi, la macchina è stata rubata. Non parlo di sequestro, nessun atto mi è stato notificato. La cosa è complicata, naturalmente, e staremo a vedere cosa succederà.